In arrivo dal comune di Vicenza i buoni viaggio per spostamenti in città e anche fuori dal comune, da poter utilizzare per il trasporto pubblico non di linea, quindi taxi e auto a noleggio con conducente. Il buono viaggio è un importante strumento che ha un duplice valore: dall'altro offrire un sostegno concreto ed economico a una delle categorie che più ha patito questa emergenza pandemica e ci auguriamo tutti possa finire quanto prima. Dall'altro offriamo anche un sostegno a delle persone che potranno quindi utilizzare o un taxi o un NCC beneficiando appunto di un buono del valore di 20 euro che potrà essere utilizzato per coprire fino a un massimo del 50% del costo di una corsa e sarà richiesto attraverso un avviso che verrà pubblicato sul sito del comune e che sarà aperto dal 20 luglio al 20 agosto. Un avviso a cui dovranno evidentemente partecipare non solo i potenziali beneficiari, ma anche gli NCC e i tassisti interessati a partecipare a questa importante iniziativa. Ad ogni cittadino che ne avrà diritto saranno quindi assegnati buoni viaggio elettronici dal valore complessivo di 100 euro da spendere entro il 31 dicembre 2021. Sarà semplicissimo per i beneficiari di questa opportunità. Verrà loro caricato attraverso un servizio informatico questo buono elettronico direttamente sulla loro tessera sanitaria, non dovranno far altro che esibirla quando entreranno nel taxi o nell'NCC. A quel punto il tassista potrà visualizzare la tessera sanitaria e con un dispositivo che sarà fornito loro dal comune dovrà semplicemente scalare il buono. All'interno chiaramente dei paletti che sono stati prefissati al Ministero abbiamo voluto come comune allargare quanto più possibile la categoria dei beneficiari, prevedendo non solo persone con mobilità ridotta, patologie accertate, esigenze di spostarsi per motivi di natura sanitaria. Tutto il personale sanitario, gli over 65, chiaramente residenti nel comune di Vicenza, le donne incinte, le famiglie numerose e le persone con difficoltà economiche. Abbiamo attinto un specifico fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al comune di Vicenza sono stati assegnati 200.000 euro e quelli abbiamo intenzione di metterli completamente a bando per questa iniziativa.